Umberto Bossi, la battellata sul Lago Maggiore è l'occasione per parlare di energia nucleare. Sono d'accordo, dice il senatore. Domodossola questa mattina ha ricordato Gio Chavez, il primo a trasvolare le Alpi 98 anni fa, presente il console peruviano. Aumentano del 5% le rette agli asili nido di Omegna, tra le novità i ticket a disposizione delle famiglie per il dopo asilo. 27 reti nel campionato di promozione, volano Real Cura e Gestresa in vetta, domani alle 20.35 dilettanti per dire. Grande esordio della Mattia Ornavasso che liquida 3-1 il Giaveno grazie ad una prova superlativa del collettivo. Questa sera alle 21 finale del Memorial Pirazzi di fronte alla Fortitudo Bologna e la NGC Pallacanestro Cantù. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione domenicale di VCO Azzurra TV. Ed ora andiamo a Cadarese, in frazione di Premia, dove ieri si è svolta la quarta edizione di Tempo di Migrare. Settembre andiamo, è tempo di migrare, recita la lirica di Gabriele D'Annunzio. E così anche a Premia i pastori con i loro greggi hanno percorso nottetempo le vie del paese, celebrando l'affascinante rituale della transumanza. Oltre 3.000 ovini, accompagnati dai loro pastori, hanno lasciato gli alpeggi estivi per raggiungere la pianura. Tutti a tavola oggi vi porta a Santa Maria Maggiore al ristorante Le Colonne con me, Gianpietro Bona, lo chef. Oggi presenteremo un antipasto, uno spiedino di lumache con purea di patate e gelato d'aglio. Andrea, a me non resta altro che assaggiare. Buon appetito. Grazie. Massimiliano, complimenti perché questa è un'opera d'arte, è un quadro. A questo punto non resta altro che assaggiare, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Cronaca 7. Complesse indagini degli agenti del commissariato di Domodossola su un giro di telefoni rubati. Per noi è tutto, vi ricordo che al sito www.vcoazzurratv.it sono disponibili tutte le edizioni di Cronaca 7. Grazie per essere rimasti con noi e buona giornata a tutti. I conti in rosso della società che in Ossola gestisce il ciclo dei rifiuti è figlio di una cattiva gestione. Ne sono convinti gli esponenti del Partito Democratico che in una conferenza stampa hanno esposto il loro punto di vista. Ciao Michele, tutto bene? Tutto bene, ciao cara. Sei pronto? Allora, io sono nato pronto. Allora, prima di iniziare una curiosità così a bruciapelo. Ma è vero che quelli della Lega ce l'hanno duro? In questo caso tu? In alcuni frangenti solo. Questa la mandiamo. Certo che la mandiamo. Il tuo vero sogno? Ragazze, siete pronte? Questa sera è una puntata davvero particolare di Senza Veli. C'è chi gioca a basket e c'è invece chi gioca a poker. O meglio, a street poker. Ciao ragazzi. Io avevo individuato in Luciano un valido maestro, nonché socio, e qui inizia a venirmi un po' le palpitazioni e mi sa che finisce male. Hai portato la biancheria buona, perché se ti fidi a lui. Termina qui la prima parte di VCO News. Prima di lasciarvi in compagnia di Marcello Perugini e Gianluca Trentini con lo sport, ci separiamo qualche istante per la pubblicità e le previsioni meteo. Vi ricordo che se vi siete persi qualche servizio e qualche nostra notizia lo potrete rivedere al sito www.vcoazzurratv.it. Grazie della vostra attenzione e buon proseguimento di serata.